Solitamente quando faccio le recensioni sono seduto su una poltrona di un aereo o in una lounge o in un aeroporto. Oggi la faccio con i piedi a mollo mentre mia moglie si sta divertendo come una bambina sull'altalena. Ci troviamo alle Maldive, dove siamo venuti per festeggiare il suo compleanno, e da buon ligure ho cercato di spendere il meno possibile per fare una vacanza unica, soggiornare senza spendere niente nell'ultimo resort aperto da Hilton, un resort che in questo periodo che siamo nella settimana di Natale costa circa 2000 euro a notte. Mi sembrava la cosa migliore. Non è facile, lo dico, ma è assolutamente fattibile, e se vuoi sapere come ho fatto, beh, basta che guardi questo video. Praticamente siamo sulla navetta che ci è venuta a prendere l'aeroporto. Guarda. Ho saltato. Oh, ha preso la schierata. Che branco enorme! Circondati dai delfini. Eccoci nella nostra villa sul mare, la stanza 517 del Maldives Amingiri Resort and Spa della Hilton. Questa è la stanza in quale trascorreremo la prossima settimana. Un resort nuovissimo, è stato inaugurato a luglio di quest'anno. È stato l'ultimo resort aperto da Hilton alle Maldive, è uno degli ultimi resort e dei più nuovi resort aperti alle Maldive in senso generale. Una villa enorme con piscina e accesso diretto al mare, un patio, addirittura una vista dalla camera al mare. Un'accoglienza incredibile, siamo arrivati qua con il servizio navetta che ci ha prelevato in aeroporto e ci ha portato qui in hotel. E adesso, dopo aver fatto anche un giro turistico nel quale ci sono state mostrate tutte le varie attività presenti in questo resort, iniziamo la nostra vacanza in questa spettacolare stanza. Rispetto agli altri resort che si trovano molto più lontani da Malé, che è la capitale, l'aeroporto internazionale dove si atterra quando si vola dal resto del mondo, non si deve prendere l'idrovolante, ma si prende una barca. Si viene prelevati davanti all'aeroporto, vengono presi in consegna i bagagli, si viene accompagnati sulla barca che ti porta al resort. Aria condizionata, ci viene offerto il drink, c'è il wifi a bordo della barca. È come già essere in albergo. Si arriva in hotel, c'è un comitato di benvenuto come classico avviene e avete visto magari su altri video delle Maldive. Siamo stati accompagnati in un tour guidato del resort e poi accompagnati nel nostro bungalow che è in questa zona. E da qui è iniziata la nostra vacanza. Ovviamente il fatto che si paghi usando i punti all cash non genera alcun dislivello, se vogliamo definire così, nel tipologia di servizio che si riceve. Anzi, molto spesso quando si prenota usando i punti si ha la priorità più alta in lista per ottenere un upgrade di stanza. Parlando del resort, si compone da un atollo artificiale e due zone costruite su palafitta come quella dove ci troviamo adesso, con le due diverse tipologie di villa. All'interno del resort ci sono una serie di ristoranti, c'è un beach bar, c'è un kids club, isole diciamo così dedicate agli sport acquatici, allo snorkeling, al benessere, c'è una spa e poi c'è questa che è la zona diciamo della vita notturna del resort, dove ci sono lo champagne bar, il ristorante chiamiamolo elegante del resort, mentre là in fondo c'è il beach club, mentre da questo lato là in fondo in quella zona tutta sul mare c'è la reception della spa, le stanzette dove vengono praticati i massaggi e l'area relax, quella più esterna verso il mare. Sempre nella zona della reception, prima c'è la palestra aperta 24 ore su 24 e il barber. Sta tramontando, si è un pochettino velato oggi, è stata una bella giornata di sole, abbiamo fatto snorkeling, abbiamo fatto varie attività. Qui come vedete ci sono l'Origin e l'Eden, che sono l'Origin il ristorante e l'Eden lo champagne bar del resort. Bye.
Questo è il Sip Bar, uno dei vari punti ristoro, se vogliamo definirlo così, del resort. Ogni giorno tra le 3 e le 4 i soci Hilton Honors hanno la possibilità di fare l'happy hour gratuito. Ci sono ogni giorno un cocktail diverso, oltre a una selezione di vini, liquori e di bevande calde. Oggi ci siamo presi il divanetto principale, la postazione più bella per goderci questo pomeriggio alle Maldive. C'è il bar con la piscina e la vista su il tramonto delle Maldive. E ovviamente non aver pagato un euro per dormire in questo posto è una delle soddisfazioni simili a quando ho volato in first class con Singapore Airlines spendendo 100 euro. Tutte le altre persone probabilmente che sono in questo resort in questo momento hanno speso dai 1800, 2000 euro, dollari in su. Le suite hanno un costo superiore ai 5.000 euro a notte. Un resort che ha tutto, partendo dal divertimento acquatico: ci sono le moto d'acqua, c'è la possibilità di farsi trascinare dai ciambelloni, escursioni in barca a vela per andare a fare scuba diving. Ogni villa ha la sua piscina, sia quelle sulla spiaggia che quelle sulle palafitte. Ho una figlia, questa volta non l'abbiamo portata visto che erano i 40 anni di mia moglie, volevamo regalarci una vacanzina da soli. Forse avendo una figlia preferirei una di queste ville sulla spiaggia, hanno una piscinetta anche un po' più grande, un po' più di terra, ma soprattutto non c'è il rischio che scivoli in acqua, anche se devo dirlo, l'effetto di buttarsi dalla camera al mare delle Maldive è assolutamente una cosa che non vorrei perdermi, ecco. La recensione totale di questo resort su theflightclub.it, ovviamente il consiglio che vi do sempre è quello di iscrivervi alla nostra pagina Facebook e al nostro canale YouTube, semplicemente marchiando qui sotto. Questo è l'altro lato del resort, non so se si riesce a vedere, ma là in fondo dove c'è quella piccola tenda, probabilmente qualcuno che sta organizzando per stasera una cena romantica sulla spiaggia, uno dei tanti servizi accessori che si possono prenotare e pagare in resort. Ecco perché il bello è venire in un posto del genere e di fatto non spendere nulla, almeno non spendere nulla per venirci, per soggiornarci. Poi ovviamente il mangiare, il divertimento, il jet ski, la spa, tutto questo costa, ma il bello è che anche se si prenota coi punti, tutte le spese che si fanno permettono di guadagnare punti, punti che potranno essere usati per fare qualcos'altro una prossima vacanza. Per la sera ci sono gli squaletti alle Maldive, sì, come vedete i pesci si allargano e si spostano per evitare di essere mangiati dallo squaletto. Questa è la spa, queste sono le varie stanze per i massaggi, laggiù c'è il nostro appartamento e questa è la reception del massaggio.
Una certezza in certi alberghi è che si ricorderanno sempre di festeggiare se è il tuo compleanno. Bigliettino, regalino, torta al cioccolato, oltre al bellissimo disegno sul letto. Sono Matteo Rainizio e sono il fondatore di The Flight Club, un sito che racconta agli italiani come ottimizzare i punti, cosa sono i punti, come si usano i programmi Frequent Flyer, come accumulando i punti dei programmi fedeltà, come massimizzando le spese che si fanno tutti i giorni, facendo la spesa tutti i giorni e pagando con la giusta carta di credito, si possa arrivare a soggiornare, per esempio, in questo resort della Hilton senza pagare i 2000 euro della tariffa base, anzi, soggiornando praticamente gratis, semplicemente usando i punti. Quando spieghiamo su The Flight Club come funzionano i punti, come accumulare i punti, come sfruttare i benefit e quant'altro, una cosa che spiego sempre molto bene è che non importa quanta capacità di spesa si abbia, non importa quanto tempo ci si impieghi a raccogliere i punti non scadono praticamente mai. I punti Hilton scadono ogni 36 mesi di inattività, praticamente basta fare un soggiorno ogni 3 anni per rinnovare la validità di questi punti. Si può anche decidere di accumulare per 10 anni e poi regalarsi una vacanza da sogno, oppure ogni anno consumare i punti che si sono accumulati con la spesa, con l'utilizzo delle carte di credito, con i soggiorni. Certo, bisogna avere un po' di strategia e sul nostro sito theflightclub.it raccontiamo proprio come avere una strategia di accumulo e di massimizzazione dei benefit legati ai punti. E poi i punti si trasformano in cose, per esempio 2000 dollari a notte e si sta alle Maldive a Natale con la famiglia, perché poi il bello di Hilton è che dormire in uno, dormire in tre spesso non ha una differenza di costo. Avendo lo status Gold compreso ad esempio nella carta di credito American Express Platinum, non si paga neanche la colazione. In un resort come questo ha un impatto circa 80 euro al giorno, soldi che poi possono essere riutilizzati. Il risparmio può essere riutilizzato per un'altra vacanza o quello che si vuole. Really? Merry Christmas! Buon Natale! Buon Natale! Oggi splendida giornata, come tutte le giornate che abbiamo passate qua, siamo stati molto fortunati. Spaziale il tramonto di oggi. Un resort molto piccolo, può ospitare al massimo 250-300 persone, bambini compresi, quindi una chicca, ecco. Siamo alla serata di accensione dell'albero di Natale. Il 21 dicembre 2022, questo resort è stato aperto a luglio, quindi è anche il primo Natale che festeggia. Cin a tutti i nostri lettori, a chiunque stia guardando questo video sul nostro canale YouTube, in qualunque momento dell'anno, se è Natale, se è estate, questa è stata una vacanza interamente coi punti, un bel modo di passare il Natale, soprattutto sfruttando tutte le spese effettuate durante l'anno e trasformandole in una vacanza quasi in paradiso. Molto carini, perché di fatto stanno dicendo a tutti gli ospiti presenti che vogliono di andare a mettere l'ultima pallina sull'albero prima di illuminarlo. Are we all okay for the countdown? Let's count to 3, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas! Bellissimo, perché sono i dipendenti del resort che stanno cantando. La cosa più carina di tutto questo è quando quest'anno a luglio ho fatto il giro del mondo in 6 giorni, sono passato dall'Australia e faceva freddo, e la cosa carina era che era luglio, vedevo tutti gli addobbi di Natale a Sydney con le scritte che inneggiavano a fare il Natale, perché ovviamente essendo a stagioni invertite loro non hanno mai il Natale al freddo, e per la prima volta credo in vita mia mi trovo a festeggiare il Natale al caldo. È una strana sensazione vedere l'albero di Natale con il caldo, così come era una strana sensazione vedere l'albero di Natale a luglio a Sydney, soprattutto in un contesto dove c'è questo tramonto. Si conclude così questa nostra settimana natalizia alle Maldive, una settimana che è stata ricca di alti e bassi. La recensione completa la trovate sul link in descrizione qui sotto,
sul nostro sito theflightclub.it. Spero che vi sia stata utile per conoscere meglio il programma Hilton Honors e soprattutto capire cosa è possibile fare coi punti del programma Fedeltà Hilton, e nel caso anche farvi scoprire questo resort che non ha ancora 6 mesi di vita e che quindi qualche piccolo ingranaggio doveva ancora essere messo a posto, ma è più che valida come opzione. Detto questo, non mi resta che augurare a tutti auguri, qualunque momento sia dell'anno in cui state guardando questo video, perché alla fine quello che conta è che seguiate theflightclub.it e impariate a viaggiare senza spendere un euro.